Allora, diciamo che la sezione che si occupa appunto degli strumenti di alternanza formazione-lavoro è nata recentemente, ovvero l'estate del 2017, ma già da qualche tempo prima mi sono interessata, diciamo, a questo strumento dell'alternanza scuola-lavoro che è stato introdotto, come penso tutti sappiate, dalla legge sulla buona scuola. Come si è mossa l'ISPRA? L'ISPRA si è mossa con una ricognizione, quindi con una lettera che è stata inviata a tutti gli uffici dell'ISPRA e con la quale abbiamo chiesto la disponibilità a progettare insieme a noi dei percorsi formativi da offrire poi alle scuole. La risposta da parte dei nostri esperti è stata molto buona. Siamo riusciti diciamo, a progettare gli 11 percorsi formativi, 9 sulle sedi di Roma, significa questa sede, è la sede che è di fronte, che è via Brancati 60, ma anche i laboratori, presso i laboratori di Castel Romano. E 2 progetti sono anche presso le sedi della regione siciliana, ovvero uno presso la sede ISPRA di Palermo e l'altro presso la sede ISPRA di Milazzo. Gli studenti in questo momento, sia di Milazzo che di Palermo, con i rispettivi tutor sono in collegamento, per cui ci stanno vedendo e se vogliono possono, ripeto, anche contattarci tramite il numero WhatsApp che abbiamo messo loro a disposizione per eventuali interventi o riflessioni che vogliono fare insieme a noi. Praticamente, una volta che abbiamo definito quali potevano essere questi progetti e li abbiamo in buona parte sviluppati qui all'interno, abbiamo offerto, tra virgolette, al pubblico, quindi alle scuole, questi progetti pubblicandoli sul nostro sito ufficiale. Le risposte che sono pervenute dalle scuole sono state tante. Abbiamo dovuto provvedere all'abbinamento in base ai criteri tra le varie scuole. E tra ciascuna scuola e il progetto e quindi oggi siamo qui proprio a seguito di questo abbinamento e anche per darvi il benvenuto e quindi iniziare ufficialmente questi percorsi formativi. Questi percorsi formativi sono stati diciamo, progettati in maniera tale da far sì che voi entriate concretamente e praticamente nei nostri uffici. Dovete affiancare i nostri tutor ed anche i colleghi che fanno parte degli uffici tecnici in cui diciamo, verrete inseriti e praticamente svolgerete insieme a loro una parte del lavoro, quello appunto definito nel progetto formativo che ovviamente è stato condiviso con i tutor scolastici e quindi con la vostra scuola di riferimento. Durante questo percorso formativo, poiché abbiamo l'opportunità di avere qui all'interno un'area formazione, che è l'area a cui afferisce la collega Sabrina Faris, che ha spiegato il primo progetto di alternanza scuola-lavoro, proveremo a fare una sorta appunto di storytelling, ovvero provvederemo a fare delle riprese, delle piccole interviste, delle fotografie che poi verranno montate e rese disponibili sul sito e potranno essere anche fornite alle scuole affinché anche le scuole stesse le possano pubblicare sul sito. C'è una scuola che ha già avuto vissuto in parte questa esperienza, ovvero il Plinio Seniore. Perché il Plinio Seniore? Alzate la mano, voi siete tutti qua davanti, ok? Perché per il Plinio Seniore c'è stato già un incontro a dicembre, perché il loro progetto prevedeva una partecipazione attiva al convegno RAU che si è tenuto presso il Ministero dell'Ambiente il 14 dicembre. E quindi in quell'occasione diciamo, già abbiamo fatto delle riprese, l'area comunicazione ha fatto delle riprese, ha fatto delle foto e delle riprese anche presso la scuola, perché prima di questo convegno ovviamente è stato effettuato diciamo, un incontro a scuola per la preparazione. E finalizzata la partecipazione al convegno. Per cui diciamo per loro questo progetto di comunicazione, ecco la realizzatrice appena entrata, la collega Lorena Cecchini. Questo video praticamente lo proietteremo quando ci sarà l'intervento del tutor che spiegherà questo progetto, per cui anche gli altri studenti avranno modo di vedere con i propri occhi una parte di quello che verrà fatto per ciascun progetto. È una parte perché ovviamente questo video verrà arricchito anche con ulteriori foto, con ulteriori interviste, sia per i tutor che per gli studenti durante tutto il percorso.
A questo punto io direi soltanto una cosa, ovvero che questi 11 progetti spaziano sulle più diverse materie, perché abbiamo tematiche che riguardano, progetti che riguardano i rifiuti marini, i cambiamenti climatici, l'elettrosmog. Oggi sarà presentato anche un progetto sull'information technology, per cui veramente tocchiamo tutti gli aspetti. Quello su cui abbiamo puntato è farvi entrare praticamente negli uffici affinché si possa proprio con mano e coniugare il sapere con il saper fare, affinché, diciamo, le cognizioni e le nozioni che vi vengono comunque illustrate, perché una base teorica sicuramente vi verrà data, vengano poi trasfuse in un'attività pratica che sarete invitati a realizzare, e quindi è un risultato finale che ci auguriamo vi porti a fissare nella mente questa esperienza in Ispra, che vi auguriamo, insomma, sia piacevole e proficua per tutti.